Nadia sta per arrivare e io non voglio fare la figura dell'imbranato, impedito e super nervoso con lei. Non voglio sembrare un farlocco. Sì, conosco la sensazione. Se passi la vita a suonare nella banda, non è che questo ti dia al massimo dell'immagine della persona strafica. Beh, secondo me tu sei forte. Dici sul serio? Sì. Michelle, perché mi hai mollato dopo la festa? Io non ti ho mollato. È che il nostro incontro era finito. Perché? Tu volevi uno di quei saluti allucinanti schifosi della mattina dopo? Non volevo mica che tu facessi finta di essere innamorato di me, ti pare? Perché avrei dovuto fingere? I ragazzi lo fanno. Sì, beh, io non sono come gli altri ragazzi. Lo so. E va bene. D'accordo, ti aiuto. Davvero? Sì, mi sento un verme per averti detto che hai fatto schifo, anche se in fondo un po' è vero. Ok. Volevo solo... Allora, dai, cominciamo. D'accordo. Ok. Dunque, io sono uno schianto. Esatto. Perfetto. Tu che vuoi fare? Voglio toccarti le poppe. Ma no, dai, stupidino. Non ti puoi mettere a sgrufolare così a freddo. Bisogna scaldare un po' il forno prima di infilarci dentro il tacchino. Va bene. Baciami qui. Benino. Ok, adesso sulla clavicola. Bacia. Bravo, Jim. Oh, mi sto bagnando tutta. Porca puttana, veramente? No, l'ho detto solo così potevi fare pratica. Oh, beh, ma certo. Bravo, Jim. Così andava bene. Ora passiamo al capitolo successivo. Senti, la direzione è importante, cioè in senso orario, antiorario, c'è differenza? Ecco, vedi, Jim, sì. È proprio questo che ti volevo dire. Il tuo problema più grande è che tu sei troppo teso. Io ti sembro tesa sulle mie questioni sessuali, no! Il consiglio più utile che ti posso dare è che ti devi sentire a tuo agio in qualunque situazione. Alzati in piedi. Alzati in piedi. Oh! Ecco, questa situazione è un bel casino. Ok, dove è finito il preriscaldamento? Saltiamo qualche piccolo capitolo. Ok.